Prima o poi tocca a tutti cadere sotto i colpi dei campioni d'Italia. Il Napoli batte l'Inter con il risultato di 3-1 e conquista la vittoria contro il 19° avversario diverso. Un ennesimo record che va ulteriormente a legittimare il percorso stratosferico compiuto da questi magnifici ragazzi, guidati da un condottiero altrettanto magnifico in uno dei campionati più dominati della storia. Vittoria meritatissima da parte degli azzurri, una gara dominata in lungo e in largo, conclusa con il 71% di possesso palla. Napoli che si porta a quota 86 punti e lascia accesa la speranza di andare a superare il record di 91 punti stabilito nella stagione 2017-2018 con Maurizio Sarri in panchina. Infatti, vincendo le ultime due partite rimanenti contro Bologna e Sampdoria, andremo a chiudere questo campionato a quota 92 punti. Una vittoria, quella di questa sera, che va a zittire ogni singolo tentativo da parte di coloro che vogliono a tutti i costi trovare qualcosa che possa in qualche modo ridimensionare il percorso stellare di questo Napoli straordinario. Tentativi che a mio avviso sono insensati, a prescindere da quello che sarebbe stato il risultato della partita di questa sera. Ma davvero questa è una vittoria che certifica ulteriormente questo traguardo sognato da 33 anni che la squadra è riuscita a raggiungere con grandissimo merito e tramite, ripeto, un cammino da veri e propri cannibali. Napoli che questa sera ha avuto in mano le redini del gioco sin dal primo minuto, Inter che nel corso del primo tempo è rimasta anche in 10 per l'espulsione di Gagliardini, che tra l'altro doveva essere espulso molto prima, è stato poi espulso per somma di ammonizioni a causa di un fallo ai danni di Anghissà, e la prima frazione di gioco si è conclusa sul risultato di 0-0 e appunto all'intervallo possiamo dire che agli azzurri mancava davvero soltanto il gol che poi è arrivato nella ripresa grazie a Zambo Anghissà, questa sera protagonista davvero di una grandissima prestazione. Abbiamo rivisto l'Anghissà dominante a centrocampo che non vedevamo da un bel po' di tempo, e il suo gol è stato frutto davvero di un'azione manovrata alla grande. Poi è arrivato il pareggio dell'Inter praticamente all'unica situazione pericolosa creata dai nerazzurri nell'arco degli interi 90 minuti, ma il Napoli non ci stava, perché davvero la meritava ampiamente questa vittoria, ed è arrivato un gol magnifico da parte del capitano Giovanni Di Lorenzo, un tiro a giro che si è infilato dritto nel sette, davvero un gol da cineteca, da manuale del calcio, e Onana non ha potuto far altro che restare a guardare dinanzi a questa traiettoria davvero, davvero stupenda. E poi a chiudere i giochi è stato il primo gol in Serie A di Gianluca Gaetano, davvero una grandissima emozione per il classe 2000 originario di Cinitile, che ovviamente ricorderà per sempre, per il resto della sua vita, questa serata. E dunque davvero un grande Napoli, un Napoli che
che ha ritrovato il ritmo nel gioco, che ha ritrovato la via del gol, che questa sera ha attuato un pressing alto davvero molto efficace. Ripeto, a centrocampo abbiamo rivisto Anguissa e Lobotka su grandissimi livelli, su dei livelli sui quali non li vedevamo da un bel po' di partite. E davvero è grande la soddisfazione per questa vittoria. È giusto pensare al futuro, ma come detto anche nel prepartita bisogna godersi appieno questo momento, goderselo in tutte le sue sfaccettature, goderselo in ogni suo singolo attimo, perché appunto non bisogna perdere di vista quello che è il valore inestimabile del pezzo di storia che stiamo vivendo. Un pezzo di storia che abbiamo sognato per tutta la vita. E dunque, detto questo, è al momento tutto qui dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. Appuntamento ai prossimi aggiornamenti qui su Campania nel Pallone.